Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati a Storytime, il luogo dove tutte le storie prendono voce e prendono vita. Io sono Antonio Panareo, direttamente dagli studi di Padova per Radio Canale Italia, in compagnia di Diego Vencato. Lui è un designer un po' a tutto tondo, ci parlerà della sua professione, delle sue passioni, dei suoi progetti anche e delle sue grandi collaborazioni. Prima di iniziare vi ricordo le pagine social di Storytime, partendo da Instagram con Storytime _ ufficiale, Storytime Official invece per quanto riguarda la pagina di Facebook. Siamo quindi pronti per iniziare, diamo il benvenuto a Diego. Ciao. Ciao, grazie per l'invito. Bene, grazie di essere qui e di averlo accettato, soprattutto di essere qui a Storytime. Allora, io sono sempre un po' curioso di conoscere i percorsi dei nostri ospiti, oltre alla dimensione puramente professionale, perché spesso e volentieri, per chi è fortunato, immagino anche come te, di fare della propria passione, del proprio amore della vita, anche un lavoro, giusto? Certo, certo, sì. Devo dire sì, che è una fortuna. Allora, come ho iniziato? Io ho raccontato più volte questa storia. Io avevo un padre che faceva un po' di tutto, era okay. Uno molto bravo a costruire le cose. Beh. E faceva quello che gli serviva. Cosa è successo? Quando io avevo 8 anni, mia madre aveva bisogno di un'auto nuova, perché quella che aveva ormai era andata. Certo. Mio padre in vita sua non ha mai acquistato un'auto nuova. Okay. Che cosa ha fatto? È andato al campo di demolizione, ha preso due auto, due Mini 90 delle Innocenti, ai tempi, ok? Una aveva fatto l'incidente con il fronte e l'altra con il retro. Lui le ha prese tutte e due, le ha tagliate a metà, ha unito assieme le due parti buone e ha tirato fuori una macchina nuova. Fantastico. Io 8 anni pensavo che fosse normale che tutti i papà, certo, facessero così, poi mi sono accorto che non era proprio così. E da lì, io vedendo questo tutti i giorni, ho cominciato a lavorare con i materiali, certo, e mi sono appassionato a quel tipo di mondo lì, a costruire le cose. Poi, finito il liceo, ho deciso di andare a studiare al Politecnico di Milano, fare disegno industriale, ed eccomi qua. Bene, che meraviglia. Che meraviglia. Poi è molto bello questa cosa di vedere appunto papà che ti ha involontariamente indottrinato quest'arte, cioè nel senso di utilizzare tutto quello che si poteva avere a disposizione, a portata di mano. Ma poi la macchina è andata da Dio, immagino. Non solo per tanti anni, ma è stata pure anche venduta poi. Fantastico, sì, un grande. Sì, sì, ma lui mi diceva, io dicevo papà vorrei, avrei bisogno così, lui mi diceva che problema c'è, fallo, te lo costruisci. Costruiscilo, che problema c'è. Ha ragione, è bellissimo. Sì, così. Bene, poi il tuo percorso però immagino che abbia avuto anche la necessità della parte accademica. Beh, serve anche un po'. Sì, al Politecnico adesso sinceramente non so più bene come sia, perché sono fuori dal mondo dell'università da parecchio tempo, ovviamente le cose cambiano. Certo. Ai tempi era un corso direi all'avanguardia, il più completo quello che c'era in Italia, stiamo parlando diciamo degli anni dal 96 al 2002. Era nata da poco disegno industriale come facoltà, okay, vera e propria, nata, certo, un po' da una costola di architettura, perché i designer sono sempre stati architetti, certo, prima che ci fossero questi corsi di laurea. E lì c'erano dei teorici, degli accademici di altissimo livello e c'erano anche dei professionisti esterni, okay, quindi delle persone che avevano il loro studio di progettazione venivano, certo, lì e insegnavano ai ragazzi. Okay. Quindi ho avuto la possibilità di avere come professori persone di notevole livello. Certo, certo. Nel fuori onda stavamo chiacchierando del più e del meno e tu mi hai detto sì, sono un designer, un product designer, quindi legato prevalentemente alla creazione appunto di prodotti, fra virgolette, in senso molto generico, ma non solo, perché poi ti sei dilettato nell'interior design, un, sì, po' anche nell'architettura, sì, fai da direttore artistico in un contesto anche molto interessante. E per un motivo, perché sei fatto come me, che ogni cosa che lo attrae ci deve provare, o perché proprio la tua dimensione lavorativa non riesce a canalizzarla solamente da una parte e ha bisogno di spaziare il più possibile? Allora, diciamo che definire la figura del designer è sempre piuttosto difficile, perché ognuno poi segue un po' quella che è la sua indole. Certo. C'è poco da fare, è come provare ad inquadrare un musicista in qualche modo, no? Certo. Ci sono mille sfumature. Io ho degli amici che hanno fatto lo stesso identico percorso accademico mio, ma che si occupano di comunicazione, fanno speech. Certo. Ci sono altre persone che si occupano di sviluppi di tecnologie, c'è di tutto dentro, c'è, certo, di tutto. Io mi occupo principalmente di product design, quindi disegno prodotti per le aziende. Okay.
di questo settore, certo. Soprattutto il mondo del furniture, quindi l'arredamento e del lighting, della luce, certo. Quelli sono, diciamo, i canali preferenziali. Però, come ti dicevo, mi sono occupato di interior design per il mondo della moda, per l'architettura in generale, per privati anche. Quindi quello che mi piace, se sento di avere le competenze anche per farlo, certo, perché poi bisogna, certo, dare una risposta professionale a chi ti interpella, lo faccio. In modo particolare, una delle cose che forse dà più soddisfazione è la direzione artistica. Ok. Io lo sto facendo. Quello ti volevo chiedere, come, cioè, si compone il tuo ruolo di direttore artistico all'interno di un'azienda come Gypsum, che insomma è una... Sì, allora, la direzione artistica di Gypsum la faccio con Marco Merendi, che è un mio amico soprattutto ed un collega, e fare la direzione artistica per un'azienda vuol dire interfacciarsi con la proprietà e costruire un percorso. Okay. Ovviamente da un lato c'è la proprietà che ha le sue esigenze, soprattutto magari da un punto di vista economico, strategico, di gestione, certo, no? Certo. Dall'altra c'è il designer o l'architetto che si occupa della direzione artistica, che deve dialogare con questo mondo e cercare di tracciare delle strade. Okay. È un po' brutto da dire, però diciamo che è un po' come se io dicessi all'azienda qual è la strada migliore da percorrere. Certo. Poi si costruisce assieme questa cosa, sì, per cui ti occupi dello sviluppo del prodotto, ti occupi della comunicazione, ti occupi delle strategie commerciali, certo, delle fiere, quindi degli stand, è veramente a 360 gradi. Sì. Certo. Ecco, proprio perché hai citato diciamo quelle occasioni di evento anche dove un'azienda può essere lo stand della fiera, dove è una semplice promozione, o quella di dover presiedere magari a un contesto molto più ampio e strutturato. Quali sono gli eventi che ti vedranno protagonista o direttamente o dietro le quinte in questo 2023? C'è qualcosa che in particolar modo ti... Beh, diciamo, uno è finito da poco, che è okay, stato il Salone del Mobile di Milano. Certo. La Milano Design Week, questa cosa, certo, no, che finisce sempre sui giornali, che ha un bel po' di ritorno mediatico a livello mondiale, perché, certo, è un evento, uno dei più importanti a livello mondiale. Poi come... Che tra l'altro mi hanno detto, visto la parte tecnologica, veramente dominare gran parte del salone. Sì. Come supporto, non solamente esteticamente. Sì, sì, diciamo che c'è questo grande fermento intorno soprattutto al tema dell'intelligenza artificiale, okay, che a me lascia un po' così. Ok, stavo per chiedertelo, però... Diventa un discorso un po' lungo. Eh sì, diventa un po'... Perché come... tutte le cose può essere un'arma a doppio taglio, esatto, quindi bisogna, certo, ben vedere come la si utilizza. Sono, no, d'accordo. La prossima, prossimo evento abbastanza importante per Gypsum, che io seguo come direttore artistico, sarà il Cersaie di Bologna a, okay, settembre. Fantastico. Questi sono gli eventi più importanti, diciamo, poi in mezzo ci sono ovviamente un sacco di altre cose. Certo. Per rimanere collegati con Diego potete andare a visitare il suo sito www.diego-vencato.com, il trattino alto, se no avremmo detto underscore. Potete trovare sempre come Diego Vencato anche sulle varie piattaforme social. Certo. Io ti ringrazio, Diego, per essere stato con noi. Come hai sentito, già la base ci tira le orecchie sul tempo. Mi ha fatto veramente molto piacere conoscerti, non solamente per questa chiacchierata, ma in particolare adoro le persone che sono innamorate di quello che fanno, e si vede quando lo racconti questo grande entusiasmo. Torna a trovarci, perché ci sono cose troppo, abbiamo lasciato in sospeso. Poi c'è tutto questo contesto dell'intelligenza artificiale, secondo me, che lì meriterebbe un approfondimento. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che hanno la voglia di ascoltarci. Grazie. Storytime ritorna nello spazio radiofonico di Canale Italia. Da Antonio Panareo è tutto, appuntamento alla prossima storia. Storytime, evoluzione radio.